Scusate, ho qualche minuto di ritardo, ma al solito qualche piccolo problema di connessione. Iniziamo questa di oggi, appunto, sperando. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dicevo, scusate, i problemi di connessione mi hanno un po' bloccato. Ma allora, cominciamo la lezione. Questa è la penultima settimana di lezione, il corso terminerà la prossima settimana. Cominciamo la lezione di oggi approcciando l'ultimo capitolo di Sorvegliare e Punire, cioè quello dedicato essenzialmente al culmine, la parte quarta, la prigione. In fin dei conti, tutto il testo foucaultiano di Sorvegliare e Punire, tutto Sorvegliare e Punire, fin dal titolo, Nascita della prigione, mira essenzialmente a questo capitolo. Mira a questo capitolo definendo però prioritariamente, come possiamo dire, quali sono non semplicemente le condizioni di possibilità della nascita della prigione, perché la prigione non nasce certo all'inizio dell'Ottocento, non nasce con i nuovi codici penali. Foucault lo dice appunto, lo ricorda proprio all'inizio del capitolo. La prigione è meno recente di quanto si affermi quando la si fa nascere con i nuovi codici. Quello che cambia, abbiamo visto, con i nuovi codici è il ruolo della prigione. Ma essenzialmente la prigione era nata, potremmo dire, che come sintesi di una serie di processi che erano iniziati essenzialmente con la primissima età moderna, in realtà anche con la Renaissance. Ciò che importa, ciò che interessa della prigione è il modello idealizzato di una forma di controllo. La prigione è in qualche modo una paradossale società perfettamente organizzata. Su cosa si fonda questa organizzazione quasi perfetta? Anzitutto, Foucault lo dice, sul controllo degli spazi. Allora, torniamo un attimo qui proprio all'inizio del capitolo, quando Foucault ricorda che la forma prigione preesiste alla sua utilizzazione sistematica nelle leggi penali. Abbiamo avuto modo di accennare essenzialmente soprattutto al processo del grande internamento, cioè al processo che all'inizio dell'età moderna, l'età classica francese, nel 600, aveva portato attraverso la esclusione dei folli dall'ambito della razionalità e quindi all'ambito del commercio umano. Ha portato a un processo di internamento, di netta separazione, non soltanto dei folli, ma di tutti coloro i quali sembravano non essere in sintonia, diciamo così, con la nuova società che si stava formando, i folli, i vagabondi, gli anormali in genere, in luoghi di reclusione. La prigione all'inizio era semplicemente un luogo di reclusione che non aveva di per sé una funzione punitiva speciale, ma serviva a contenere e a separare e serbava essenzialmente una funzione di protezione. Abbiamo visto come, soprattutto per quel che riguarda i folli, questo, ma anche malati, essenzialmente somiglia alla prigione, somiglia molto all'ospedale. Questa doppia funzione di protezione valeva sia per la società nei confronti del folle, sia del folle nei confronti della società. Soprattutto, e qui però ci torniamo un attimo, quello che interessa a Foucault in questa elaborazione fondamentale è che, giocando ancora sulle metafore spaziali, che per Foucault sono importanti, la Foucault si è costituita all'esterno dell'apparato giudiziario,
Quando furono elaborate attraverso tutto il corpo sociale, le procedure per ripartire gli individui e distribuirli spazialmente, classificarli, ricavare da essi il massimo rendimento e il massimo delle forze, addestrare i loro corpi, codificare il loro comportamento in continuità, mantenerli in una visibilità senza lacune, questo è il tema del panopticon su cui ci siamo a lungo soffermati, questa visibilità perenne, il fatto che non sia possibile alcun luogo di protezione dalla luce. A un certo punto, a partire proprio dagli anni di Foucault, lo Stato sembrerà assumere un ruolo di opacità nei confronti, attenzione, non di protezione degli individui, ma nei confronti dei centri deliberativi. La visibilità invece a cui è sottoposto il suddito, il prigioniero, il detenuto è sempre assoluta. Ma questo è già previsto nel modello del panopticon. In fin dei conti, anche se non c'è opacità vera e propria, il prigioniero, lo sapete, non può osservare il guardiano, è solo osservato, non può in alcun modo osservare. Questo principio della trasparenza, questo principio della perfetta luminosità, potremmo dire, per il fatto che si è completamente esposti allo sguardo sistemico del potere, è un principio ovviamente tutt'altro che paritario. Questo vale, insisto, in tutti i processi di, per ora chiamiamoli, assoggettamento. Abbiamo visto come poi Foucault passerà dall'analisi dei processi di assoggettamento all'analisi dei processi di soggettivazione, essenzialmente con la cura di sé, con la storia della sessualità e gli anni successivi, torneranno una serie di temi, ma ne torcerà il senso, ne cambierà in qualche modo la prospettiva d'analisi. Il soggetto che qui è semplicemente ciò che viene costruito per essere assoggettato, per essere determinato. Essere determinati significa, lo ricordo, essere definiti, anzitutto. Essere determinati non significa soltanto essere controllati o essere, come possiamo dire, spinti. Quando io sono determinato a fare qualcosa, c'è un significato molto banale che significa che sono molto convinto e mi impegno con tutte le mie forze a fare questo qualcosa. Ma questa mia determinazione in realtà rinvia al fatto che io sono fatto per fare questo qualcosa. Io sono cioè definito, costruito, delimitato anche nel fare questo qualcosa. Tutte le mie energie sono volte a fare questo qualcosa. Io sono determinato a, cioè non posso fare altro. Se non posso fare altro, quindi vuol dire che non c'è spazio per una definizione diversa. Il processo di assoggettamento è un processo di definizione, nel senso che l'individuo viene piano piano, con dolcezza, con attenzione, determinato, definito, delineato, insisto, costruito, perché risponda a determinate istanze. Perché sappia affrontare determinate questioni, perché si impegni in tutti quegli aspetti a cui Foucault, in queste tre righe, riepiloga, avendone trattato nelle pagine precedenti, ovvero ricavare da essi il massimo rendimento e il massimo delle forze, addestrare i loro corpi, codificare il loro comportamento in continuità. Quindi senza alcuna possibilità di salto, mantenerli in una visibilità senza lacune, e questo è proprio il tema del panopticon, che vale, ve lo ricordo, vale per la prigione perché
Sorvegliare e punire è appunto l'opera, un'opera capitale, sulla definizione di una paradossale società perfetta, che è quella della prigione. Una società in cui tutto è controllato, tutto è perfettamente definito, dove c'è gli spazi per gli spazi abbandonati al caso, alla casualità, sono minimi. Che cos'è la casualità se non ciò che sfugge alla definizione, alla determinazione? Allora, quando parliamo di... per spiegare bene un attimo sul tema del determinato, cosa intendo dire, faccio riferimento a due filosofi classici, uno a cui Foucault è tornato continuamente, che è Immanuel Kant, l'altro, l'ho già citato, il filosofo olandese, ebreo olandese, di origini ispaniche, portoghesi, Baruch Spinoza. Ora, in Spinoza, la sua Etica fu pubblicata nel 1677 postuma, che è una delle opere più importanti della storia della filosofia. È un'opera in cui non è semplice, non basta dire semplicemente che in Spinoza Dio coincide con la natura. Questa era una tesi, per quanto assolutamente radicale, già presente in qualche misura in altri autori. In fin dei conti, Spinoza sembra qui riecheggiare, in certi modi, temi dello stoicismo antico. Per lo stoicismo la divinità viene a coincidere di fatto con la razionalità, con la ragione che governa la natura, che governa il ciclo degli eventi. Per Spinoza il discorso è un po' diverso. Intanto perché ovviamente Spinoza conduce una polemica rilevante contro la religione, mentre gli stoici questo non interessava. Gli stoici, la polemica contro la religione, gli stoici antichi, greci e romani, era una polemica contro una religione che aveva molto meno potere sugli intellettuali di quanto non avesse l'ebraismo e il cristianesimo per Spinoza. Non solo. Il contesto sociale, economico, culturale, politico era radicalmente diverso. Ricordiamoci sempre che nell'antichità greco-romana non esistevano guerre di religione. Cominciamo, cioè, non si ricordano solo guerre di religione. Il 600, vissuto a Spinoza, è il secolo delle guerre di religione. Un secolo terrificante da questo punto di vista. Quindi affermare che Dio coincide con la natura significa, nella prospettiva di Spinoza, per cominciare, negare ogni separazione di Dio rispetto alla natura, quindi di fatto negare l'esistenza di un Dio trascendente, negare l'esistenza di Dio cristiano. Dio e natura coincidono, sono esattamente la stessa cosa. Questo significa altresì che tutto ciò che avviene, tutti i fenomeni naturali, e in Spinoza manca, attenzione, paradossalmente potremmo dire che in un certo senso manca la dimensione della storia, se non come semplice narrazione dei fatti. In Spinoza non c'è alcun interesse per la storia come, diciamo, orientamento, direzione seguita dal genere umano per un perfezionamento delle proprie capacità, come sarà presente per esempio in Kant. E come Foucault tiene sott'occhio come elemento anche questo di disciplinamento. In fin dei conti, la filantropia ottocentesca, ad esempio, ma anche l'idea stessa di prigione, l'idea stessa di scuola, su cosa si fonda se non sulla convinzione che sia possibile in qualche modo orientare la società, orientare gli individui, orientare la cultura di una nazione, forse di tutto il genere umano, perseguendo un sempre più raffinato perfezionamento delle condizioni di vita e delle condizioni morali dell'uomo? Altrimenti, di nuovo, a cosa servirebbe la scuola? Altrimenti, semplicemente ad insegnare a obbedire? Ma questo, anzi,
si obbediva molto meglio quando non esisteva la scuola. In realtà la scuola, le prigioni, la fabbrica, l'esercito, abbiamo visto gli ospedali, rientrano all'interno di un processo che si accompagna alla convinzione che la storia del nostro mondo possa, non debba necessariamente, ma possa avere una direzione. Nel Settecento questa direzione viene semplificata in quella che viene raccontata come il modello, la convinzione che la storia dell'uomo proceda verso il meglio. Ci sarebbe da discutere, insisto, il testo in cui questa convinzione sembra essere espressa con maggiore forza è il testo di Condorcet, lo schizzo di un quadro storico sullo sviluppo dell'umanità, sui progressi dell'umanità. Ma questo testo di Condorcet, lo ricordo per l'ennesima volta, fu scritta dal marchese Nicolas di Condorcet durante la Rivoluzione francese, quando lui, condannato a morte, si nascondeva dai suoi nemici che volevano condurlo sulla ghigliottina su ordine di Robespierre. Attenzione, Condorcet, lo ricordo di nuovo, non era un reazionario, partecipò alla rivoluzione. Quell'opera, in qualche misura, è la testimonianza di come sia possibile pensare ancora alla rivoluzione pur essendo sconfitti dalla rivoluzione. Ma Condorcet, forse l'anno prossimo ci farò un corso, ho deciso, è stato fondamentale anche nell'elaborazione di un progetto di riforma della scuola. Anzi, in qualche modo la prima grande riforma della scuola pubblica è dovuta a lui, durante la Rivoluzione francese. Accanto a Condorcet c'era, per esempio, anche Kant, che a sua volta, in qualche modo, l'ideale cosmopolitico dello sviluppo dell'Europa, del mondo, prospettava la possibilità che gli stati, le nazioni giungessero a un qualche accordo. Allora, qual è la differenza tra... Passano circa 100 anni tra Spinoza e Kant. Qual è una delle tante enormi differenze tra questi due autori? Che in Spinoza tutto ciò che avviene, essendo espressione dell'infinita potenza della natura, che è Dio, non ha bisogno di alcuna interpretazione, di alcuna sollecitazione, di alcuna rassicurazione di carattere finalistico. Tutto ciò che avviene è semplicemente dovuto al fatto che l'infinita potenza divina si esprime, si manifesta in infinite forme. Quindi c'è una perfetta equivalenza, potremmo dire, dal punto di vista della espressione della verità divina nella natura, tanto nello scarafaggio quanto nell'uomo. Tanto in un governo dittatoriale quanto in un governo repubblicano. È sempre comunque la verità di ciò che è nella sua essere espressione divina. Cosa che a un certo punto, all'inizio con l'etica, dice Spinoza, libero, propriamente libero, è soltanto Dio, perché solo Dio è causa di sé. Tutti noi altri, in quanto espressione della sostanza divina, allora tenete conto di questo. In Spinoza non c'è spazio per la creazione, non si può parlare di creazione. Perché? Perché la creazione presuppone la separatezza tra Dio e mondo. Ragion per cui gli uomini non sono creati. Gli uomini, gli animali, il mondo non siamo creati dalla divinità, da Dio. Se non siamo creati da Dio, vuol dire che non siamo neanche separati da Lui. Se noi fossimo paradossalmente separati da Lui, se noi fossimo di un'altra sostanza, come diceva Cartesio, rispetto alla sostanza divina, potremmo forse in qualche modo
avere un qualche grado di libertà. In realtà noi siamo semplicemente espressioni dell'infinita natura. Quindi noi siamo determinati, coatti, dice propriamente Spinoza. Che significa essere determinati? Significa essere, come possiamo dire, non semplicemente costretti, fatti per. Noi non siamo liberi, non, in Spinoza non esiste libero arbitrio. Noi obbediamo semplicemente al nostro corpo e come il nostro corpo si relaziona con il mondo, con il suo ambiente. Cioè, noi siamo perfettamente, assolutamente, causalmente determinati ad agire, né più né meno che una roccia che cade. Questo significa essere determinati. Questo principio di determinazione, dice Spinoza, omnis determinatio est negatio, cioè la determinazione di ogni cosa, la definizione di ogni ente, significa anzitutto delineare ciò che questo ente non è, ma affermare che determinare l'essere di un ente significa determinare ciò che questo ente non è, se io sono un uomo non posso essere un cane, altresì non posso essere un cobra, non posso essere un albero, non posso essere un'automobile e così via. Definire qualcosa significa limitarla nell'infinitezza della sua possibilità ed farlo essere quella cosa lì e basta. Allora, questo che è un principio, diciamo, metafisico di Spinoza, diventa nella costruzione foucaultiana nella ricostruzione foucaultiana della nascita della prigione, un principio di costruzione antropologica. L'uomo viene inventato, l'uomo viene costruito, l'individuo è ciò che viene determinato ad essere. Ovviamente, qui non stiamo parlando dell'infinita sostanza divina perché è assolutamente onnipotente e quindi in qualche misura è sempre perfettamente realizzata. Le pratiche sociali, le pratiche culturali, le tecnologie disciplinari che determinano l'individuo sono relativamente potenti, per quanto potenti siano. Non possono mai essere perfettamente, coerentemente decise e infinitamente precise. Ecco perché lo studio, dice Foucault, passa dall'analisi dei casi generali, all'analisi degli anormali, di ciò che sembra sfuggire alla norma, di ciò che sembra non obbedire a quella coerenza interna alla definizione dell'individuo. Ma anche ecco perché la moltiplicazione, qual è la soluzione a questa impossibilità? La moltiplicazione degli strumenti di formazione dell'individuo. Accanto alla fabbrica abbiamo visto, ci sono le scuole, ci sono gli ospedali, ci sono certo indiscutibilmente le prigioni, ci sono le varie istituzioni, la famiglia, e c'è quel complesso rapporto che Foucault ricordava tra famiglia ed educazione. La scuola attraverso il bambino, dice Foucault nel capitolo dedicato al Panopticon, controlla ed educa non soltanto il bambino, ma la famiglia del bambino. Attraverso il bambino è possibile delineare un concetto di normalità che va al di là della scuola e che va a intaccare, va a informare di sé meglio un contesto che dovrebbe essere esterno alla scuola, qual è quello della famiglia? Qual era il timore, per esempio, ovviamente qual era il timore?
delle condizioni immorali di vita della famiglia, il fatto che in famiglia non si seguissero adeguatamente i dettami della morale o i dettami della legge e così via. Questo è un conflitto che Foucault ben comprende e su cui riflette in poche pagine, ma molto dense. Potremmo dire che è l'ennesima riproposizione di una domanda che va presa molto sul serio. Quali sono i limiti e i confini del potere di una disciplina, quale per esempio la pedagogia, quale per esempio la psicologia, quale per esempio il diritto, all'interno di un contesto che sembra sfuggire a tutte queste discipline? Voglio dire, il contesto familiare non è il contesto scolastico, quindi in teoria, per esempio, le discipline, queste tecnologie di disciplinamento della pedagogia non dovrebbero toccarle, ma è il maestro a scuola il primo che verifica eventualmente se il bambino soffre di qualche anomalia, se dà modo di interrogarsi sulla salute del contesto in cui egli vive. E a questo punto cosa fa il maestro, o meglio, cosa fa l'istituto scuola? Si rivolge a un'altra istituzione e così via. Cioè, quella trasparenza assoluta a cui è sottoposto il prigioniero nel Panopticon è quella visibilità da cui il prigioniero Panopticon non può in alcun modo sfuggire, è di fatto la stessa visibilità a cui siamo tutti quanti noi sottomessi, esposti, indipendentemente dalla nostra volontà. Perché? Perché tutta la nostra costruzione sociale è sul principio della visibilità. Una visibilità a cui è impossibile sfuggire semplicemente perché mille sono i punti di vista che non sono relativi, attenzione. Dire che ci sono mille punti di vista a cui osservare un evento, un oggetto, la famiglia. Attenzione, anche in questo caso, ricordiamoci sempre, la famiglia osservata, la famiglia studiata da Foucault, troverete, questo aspetto, proprio in Sorvegliare e Punire, questa famiglia ha a sua volta una costruzione storica. Se ricordate, un punto di Sorvegliare e Punire, Foucault accenna un tema che poi verrà sviluppato, per esempio, che si ritrovano in quel colloquio che è all'inizio del Panopticon di Bentham, la riforma urbanistica. E in particolare nell'Ottocento, in particolare con la costruzione dei quartieri popolari in cui abitavano gli operai, nasce una costruzione, un'idea di costruzione di casa che non è il risultato semplicemente dell'adeguamento delle esigenze di un nucleo familiare a un contesto nuovo, è semmai piuttosto la costruzione di un nuovo tipo di nucleo familiare. Molto banalmente la distinzione tra una zona giorno e una zona notte, la possibilità che i bambini, soprattutto se di sesso diverso, abbiano due camere distinte, la separazione tra la camera dei genitori e la camera dei figli. Quindi, di nuovo, la moltiplicazione e il controllo degli spazi. Tutto questo avviene in maniera, potremmo dire, docile, nel senso che non si costringe qualcuno propriamente ad adeguarsi a questo tipo di case, ma si viene osservati cercando di capire per quale motivo quella tipologia di organizzazione spaziale eventualmente non venga accettata.
Quando Foucault dice appunto che questo lavoro di classificazione di spazi è essenziale, è perché è tramite la classificazione di spazi che è possibile mettere in pratica tutte quelle strategie di disciplinamento di cui abbiamo parlato. Ora, la forma generale di un apparato per rendere gli individui docili e utili, con un lavoro preciso sul loro corpo, ha disegnato l'istituzione prigione prima ancora che la legge la definisse come la pena per eccellenza. E qui tocchiamo un altro tema, che è proprio l'inizio del capitolo. Che significa che l'istituzione prigione si è costituita all'esterno dell'apparato giudiziario? Significa che l'apparato giudiziario non è stato la fonte prioritaria e principale da cui la prigione ha derivato la sua autorità. La prigione è autorizzata la sua funzione. Noi siamo abituati a pensare che tra diritto penale, tra apparato giudiziario, meglio, e prigione ci sia una stretta connessione. In qualche modo, la prigione è la piena realizzazione della decisione del giudizio penale, dell'apparato giudiziario. Noi siamo abituati a pensare che, essenzialmente, l'abbiamo visto fin dall'inizio, la pena si esplichi nell'imprigionamento. Siamo talmente abituati a pensare a questo che questa forma di definizione della pena, che quando parliamo di pene alternative, immaginiamo immediatamente formule che in qualche modo mimino, replichino alcuni comportamenti della prigione. Che sia la messa in prova, che sia la comunità, che siano gli arresti domiciliari, ad esempio, o il volontariato obbligatorio, si è comunque sottoposti, manca quello che sembrerebbe, ed è per certi aspetti l'elemento fondamentale, cioè la reclusione. Oddio, con gli arresti domiciliari la reclusione c'è, ma sono chiuso in casa mia, almeno questo. Ma in fin dei conti pensate anche semplicemente, si fa per dire, all'eventuale braccialetto elettronico, con la possibilità di avere almeno eventualmente una certa spazio delimitato in cui muoversi. Cos'è se non comunque una ripetizione, una replicazione della reclusione? Insomma, come allungare il guinzaglio al cane? Alla fine, sempre al guinzaglio si resta. Nelle forme anche alternative si finge che la reclusione sia l'aspetto centrale della pena, mentre si dimentica che è altrettanto essenziale tutto l'apparato di controllo della vita dell'individuo. Se io sono condannato a fare 18 mesi di volontariato, di servizi sociali o che so io, di lavori di pubblica utilità, non è che semplicemente esco la mattina e se voglio posso andare, oppure si affida alla mia mio senso di responsabilità. No, vengo controllato, al punto che se per caso non lo faccio, poi rischio di finire in prigione. La punizione, di nuovo, riacquista tutto il suo spessore, tutta la sua potenza. Ciò che viene comunque osservato è l'addomesticamento del comportamento, la docilità del corpo che si piega ai diktat e così via. La forma prigione, cioè talmente pervasiva, dice Foucault, e in questo onestamente credo che abbia assolutamente ragione,
che è diventato impossibile pensare a una forma alternativa di pena, di punizione, se non esacerbando, esasperando alcuni aspetti che apparentemente non appartengono all'universo concentrazionario, apparentemente non appartengono all'universo del penitenziario e della prigione, ma in realtà ne fanno parte costitutiva. Essenzialmente cos'è che della prigione, dalla prigione dovrebbe essere escluso, ma che in realtà fa parte della prigione? La sofferenza. La sofferenza è elemento essenziale del processo di imprigionamento. Per quanto si affermi, si continui a ripetere che l'unica sofferenza che si dovrebbe infliggere al prigioniero consiste nella privazione della sua libertà. E attenzione, questo già nell'Ottocento era un elemento centrale: la privazione della libertà attraverso non semplicemente la reclusione, ma eventualmente anche forme di isolamento che devono essere però prodromiche a una riabilitazione, cioè funzionali alla riacquisizione del controllo di sé, di un più preciso sentimento morale. Ecco, questo era. Ne abbiamo già parlato. A cosa serve l'isolamento? Anzitutto, in prigione, a mettere il criminale di fronte alla propria coscienza, costringendolo a ripensare continuamente a ciò che ha fatto e ai motivi per cui è finito in prigione. Questa è una forma di, come possiamo dire, se non proprio di espiazione, per quanto vi somigli, è una forma di trasformazione. Questa trasformazione somiglia molto alla conversione. L'isolamento, quindi, è sì una pena, ma è una pena funzionale alla fine della pena. Anche nei casi in cui si venga condannati all'ergastolo, anche in questi casi la pena non dovrebbe mai essere esclusivamente punitiva, perché è sufficiente come punizione, appunto, la privazione della libertà, non c'è bisogno di aggravarla. Questo da una parte. Questo potremmo dire dal punto di vista dell'apparato giudiziario, in punto di diritto. In realtà, da un altro punto di vista però, che è quello interno al carcere, beh, proprio il fatto che il carcere sia nato al di fuori dell'apparato giudiziario fa sì che porti ancora in sé tutte quelle caratteristiche che erano distinte dall'apparato giudiziario. In particolare, essenzialmente, la confusione, potremmo dire, se le prime forme di reclusione avvenivano in luoghi in cui si venivano ammassati indistintamente i poveri, i folli, i delinquenti, i briganti, eccetera, eccetera, ovvero spazi in cui il primo atto di separazione spaziale era tra loro e gli altri, questa confusione, in qualche misura, permane all'interno del carcere con l'idea ossessiva della violenza. Per salvare il mondo esterno dalla violenza, cosa si fa? La si rinchiude tutto dentro il carcere. Ma nel carcere, prima che intervengano tutte quelle pratiche di controllo spaziale, disciplinare, eccetera, la violenza la fa la padrona. E come si risponde alla violenza, se non con una violenza più forte? Per quanto questa violenza più forte può appunto assumere altre forme. Conte di Montecristo, romanzo che cita Dumas, per esempio, proprio in Sorvegliare e Punire, il prigioniero, ingiustamente prigioniero, quindi in qualche modo quando lui uscirà si vendicherà della legge ingiusta, ma questo ancora tocchiamo un altro tema, viene totalmente isolato da tutti gli altri e vive anni nell'abbrutimento più totale da cui si salva solo
solo perché riesce a interagire, entrare in relazione con un altro prigioniero. È il rapporto tra uomini che salva il protagonista del Conte di Montecristo. Ma la violenza dell'istituzione è una violenza inenarrabile. È ciò che schiaccia definitivamente l'uomo che non può nulla contro l'istituzione. Il passaggio da questo tipo di violenza a quel tipo di violenza più sottile, che invece tende a riorganizzare gli spazi, è ciò che segna la svolta tra, dice Foucault, scusate, la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX, dove c'è il passaggio ad una penalità di detenzione come cosa nuova. Si trattava in effetti dell'apertura della penalità a meccanismi di coercizione già elaborati altrove. Cioè la prigione si impossessa di tecnologie che non le appartengono e le funzionalizza. Da dove li prende? Abbiamo già parlato. Esercito ed ospedali. Il rapporto più strano probabilmente è quello tra scuola e prigione, perché è un rapporto molto stretto ed è biunivoco, potremmo dire. La prigione fornisce un modello alla scuola, ma altresì la scuola fornisce un formidabile modello alla prigione, attraverso questo controllo continuo degli esami e pensate l'importanza che viene attribuita appunto all'educazione all'interno dei contesti penitenziari. Va bene, terminiamo qui adesso, ci vediamo fra 10 minuti per la seconda lezione.